Sono Anna Giacobbe, nel 74 avevo 16 anni, frequentavo il liceo classico, il Chiabrera, e nel 74 lì, con l'esperienza della vigilanza, è iniziato il mio rapporto con la vita sociale, con le istituzioni e le organizzazioni, le grandi organizzazioni che allora erano state protagoniste di quella vicenda del contrasto della città di Savona e non solo a quegli episodi così terribili, così forti, insomma, così preoccupanti. Io ho qualche ricordo dei momenti della vigilanza, ho mantenuto, diciamo, di quel periodo quei ricordi e ne ho uno per me particolarmente significativo. Noi avevamo sulla porta del liceo, che era chiusa nelle ore in cui era chiusa la scuola, due numeri di telefono che avremmo dovuto chiamare nel caso in cui ci fossero stati dei problemi. Uno era quello della questura, l'altro era il consiglio di fabbrica dell'Italsider. Noi avevamo poi due riferimenti, un riferimento istituzionale molto preciso e il riferimento di un'altra istituzione da un certo punto di vista, cioè della rappresentanza dei lavoratori che erano molto impegnati in quella vicenda. Io lì ho incontrato per la prima volta sostanzialmente le persone che dirigevano e militavano nel sindacato, soprattutto della CGIL e non solo, ed è iniziato anche lì, appunto, poi quello che è diventato per me la vita, insomma, perché ho lavorato e lavoro tuttora, anche se in un'associazione di volontariato collegata alla CGIL, ma insomma dentro il mondo sindacale della CGIL. Io abitavo a Vado, frequentavo il liceo classico insieme a mio fratello ed eravamo rispetto alla media, diciamo, delle famiglie degli studenti di allora delle persone un po' fuori schema, nel senso che venivamo da una famiglia con poche possibilità e che però aveva scelto di consentirci, di dirci studiate per tutto quello che vorrete studiare. Allora ancora valeva il principio per cui facendo il classico avremmo dovuto poi frequentare l'università, insomma. Non ci saremmo guadagnati a 19 anni, diciamo, uno stipendio per conto nostro. Noi amavamo molto la scuola, ci andavamo volentieri e la mia esperienza nel periodo delle bombe e della vigilanza è proprio legata all'essere studentessa di quella, diciamo, di quella generazione. Vivendo a Vado, non ho vissuto la partecipazione nei quartieri o nelle società di mutuo soccorso come altre persone. Quindi era la scuola quella che faceva da riferimento. E c'era una partecipazione grande. Io non vivevo come magari ho vissuto in altri momenti nella scuola, quando c'erano gli scioperi per altre cose, che c'eravamo in due, che facevamo lo sciopero. No, allora davvero si sentiva una partecipazione molto, molto ampia, insomma, e si viveva questo rapporto fra istituzioni, grandi organizzazioni politiche e sociali e persone come un rapporto utile, come un rapporto necessario. Non c'era, come dire, almeno per quello che ricordo io, nessuna obiezione rispetto al fatto che le cose erano organizzate dai partiti, dal Partito Comunista, in particolare per il riferimento che avevo io, dalle organizzazioni sindacali. Si viveva come qualcosa che ci dava una sponda, una possibilità, una protezione, anche perché io non ricordo precisamente delle obiezioni dei miei genitori rispetto al fatto che io andassi lì a fare la vigilanza, però evidentemente qualche ansia l'avranno avuta e il fatto che ci fossero delle persone adulte insieme a noi e con la solidità di quelle persone era, credo, anche per i nostri genitori una, diciamo, una buona consolazione. Ricordo che certamente non andavo di notte, credo che non ci avrebbero neanche consentito a quell'età, coloro che organizzavano la vigilanza, di stare lì di notte. Era di pomeriggio, fuori dall'orario scolastico. Io ricordo la vigilanza fuori dalla scuola, ricordo appunto il portone chiuso con sopra i due numeri di telefono da chiamare eventualmente. E giravamo intorno alla scuola. Non ricordo bene,
tutta questa, diciamo, parte organizzativa, la distribuzione appunto dei bracciali, eccetera. Probabilmente perché allora non la vivevo come una cosa particolarmente importante. Adesso dico così, non lo so dire ovviamente con precisione. Poi partecipavamo alle manifestazioni che c'erano, le manifestazioni grandi che ci sono state, e le vivevamo come davvero un grande momento collettivo popolare, no? C'erano tutti, c'era un nemico che era cattivo, che era pericoloso, non per noi direttamente. Io non ho vissuto paura allora, non ricordo la paura, poi magari la sottovalutavo, c'è anche un tratto dell'età, no? Che forse mi spingeva a quello. Ma c'era l'idea che eravamo tutti insieme contro qualche cosa, non che quella vicenda, quegli attacchi ci dividessero. No, assolutamente questa cosa non c'era. Quell'esperienza è stata più o meno contemporanea e dal punto di vista della formazione politica certamente, diciamo, parallela con il periodo dei decreti delegati e quindi la prima elezione degli organi collegiali. Lì soprattutto mio fratello e mio papà erano stati coinvolti, si erano candidati, erano stati eletti, e anche da quel punto di vista lì, un po' forse per la formazione che avevamo, per quello che era la formazione comunista, per quanto in nuce, insomma, di allora, una grande aspettativa verso strumenti di partecipazione riconosciuta, no? Persone che venivano elette con un voto democratico e che quindi rappresentavano lì i genitori, rappresentavano lì gli studenti e poi le altre componenti della scuola. Noi ovviamente la vedevamo da quel lato lì. E ricordo, per esempio, pur essendo uno strano personaggio anche mio papà, comunista in quell'ambiente, un grandissimo rispetto, una considerazione. Io non so se eravamo noi che ci facevamo quell'illusione o se davvero era così. Io ho ritrovato ancora poi dopo nei compagni di scuola, con cui abbiamo ancora adesso contatti abbastanza frequenti, un riconoscimento dell'impegno, no? Un riconoscimento dell'impegno a scuola e dell'impegno anche nella politica, nonostante il liceo classico fosse appunto una scuola un po' particolare, un po' diversa da quella che frequentavano quelli che più o meno avevano, diciamo, la nostra estrazione sociale e anche quindi gli orientamenti familiari dal punto di vista politico. Le assemblee c'erano state, in classe certamente se n'era parlato, io non ho dei ricordi precisi di questo. Gli insegnanti che avevo non erano, diciamo, politicamente impegnati, se posso usare questa, ma alcuni di loro erano persone invece molto, come dire, molto impegnate, molto serie, molto in gamba, che ci hanno certamente, per quello che ricordo, aiutato ad affrontarla dal punto di vista personale, quella vicenda, no? Cioè come dei ragazzi di quell'età dovevano prendere sul serio quello che stava succedendo, ma non farsi travolgere da un clima negativo, no? Non farsi distrarre anche la preoccupazione, no? Che degli eventi così significativi, così pesanti, potessero distrarre dall'impegno anche a scuola, era una cosa che forse percorreva un po', diciamo, il rapporto fra gli studenti, tra di loro e gli insegnanti. Devo dire che io ho iniziato appena lì, no, ad avere una qualche impegno politico più diretto, più esplicito, insomma, e quindi diciamo che questo ambito lo ricordo, no? Questo ambito di ricordi ce l'ho meno. Non ero tra coloro che organizzavano le assemblee, per esempio. Io poi sono entrata nella Federazione Giovanile Comunista subito dopo. Appunto, queste due esperienze le ho conosciute lì, quell'organizzazione. Probabilmente, se non ci fosse stata quell'esperienza, probabilmente avrei lo stesso poi, dire, intrapreso un percorso di impegno sociale in senso lato e anche politico, soprattutto in quella fase diciamo, nell'organizzazione giovanile. Certamente è stato formativo proprio rispetto a quel, come
clima, cioè al fatto che la partecipazione popolare larga di massa doveva essere la risposta a quel tipo di attacco. Il fatto che tra le istituzioni e le grandi organizzazioni politiche, partiti e sindacali e le persone, anche giovani come noi, ci dovesse essere un rapporto, una solidarietà, una compartecipazione, diciamo, sono certamente, insomma, cose che hanno poi segnato anche, no, il mio impegno successivo e l'incontro col sindacato, perché insomma, anche loro erano protagonisti diretti e avendo vicino al classico Italsider, quindi la sede del consiglio di fabbrica, c'era proprio un'attenzione particolare loro nei confronti di quella, credo anche rispetto al nautico che era lì. E credo che anche nel dividersi tra le diverse associazioni i luoghi da presidiare, da curare, da organizzare, immagino che il sindacato, il consiglio di fabbrica, ma anche il sindacato dei metalmeccanici, la Camera del Lavoro, come dire, fossero presenti in particolare e ci tenessero in contatto, in particolare per il classico, e quindi è lì che ho conosciuto le persone che allora in Neumovigli e poi tutti gli altri, insomma. È stata una fase molto dura, molto pericolosa e ha avuto la reazione a quegli episodi e a quella strategia, evidentemente. Ha avuto dei tratti epici, si dice, forse persino, no? Con un'enfasi persino eccessiva, ma c'era molto, insomma, no? Di cuore anche della città in quella reazione. È vero che quell'esperienza, l'uno e l'altro aspetto, hanno poi vissuto un periodo sostanzialmente di oblio, insomma, no? Nel senso che per tanti anni poi non se n'è più riparlato, nel senso che anche quando abbiamo vissuto altri episodi fuori da Savona, assolutamente tragici, assolutamente pesanti, quella rimaneva come una cosa che era accaduta a Savona, almeno nel sentire comune. Poi invece ci saranno stati collegamenti con, come dire, con processi e dinamiche tutte più grandi, però io credo che averla vissuta allora come un fatto della città, soprattutto, perché è stato così per chi dire, non aveva delle funzioni di direzione, di responsabilità, l'abbia un po' confinata in un episodio della nostra storia di allora, come qualche cosa che ricordiamo quando decidiamo di parlarne. Poi, certo, se si fanno dei paragoni tra che cos'era allora la partecipazione popolare e quella che può essere adesso, che cos'erano i grandi partiti allora e che cosa non sono adesso, e anche lo stesso sindacato, no? Per come è cambiato, si può anche, come dire, indulgere un po' alle nostalgie. Io credo che sia sbagliato, insomma, no? Cioè io cerco di non farlo. Da un certo punto di vista la CGIL è quella che è rimasta più simile a se stessa, e questo può non essere un bene in assoluto, non dico che lo sia in assoluto. È l'organizzazione che da tanti punti di vista ha mantenuto lo stesso schema organizzativo e anche, diciamo, una qualche tratto identitario forte, insomma. Quindi io vivo di più dentro ora quell'ambito lì, e quindi forse, no, o meno la sensazione, no, di quello che abbiamo perduto. No, non lo so perché a un certo punto si sia smesso di parlarne. Forse perché per tanti è stata vissuta come una cosa savonese, punto. Cioè non dentro invece una stagione che ha avuto, come dire, invece un suo sviluppo, delle sue motivazioni, e ovviamente ad altro livello. E quindi è rimasta più nei ricordi delle persone che in una memoria collettiva coltivata collettivamente, mettiamo così, insomma. Io non so se appunto il fatto che non ci siano poi stati risultati come dire, della fase investigativa e poi insomma della ricerca
dei mandanti, eccetera. Se questo possa avere in qualche modo indotto una rimozione dalla memoria collettiva. Forse, per altro verso, cioè rispetto al fatto che è stata vissuta come molto savonese, il fatto che quella strategia sia stata vissuta invece come qualcosa di sconfitto a un certo punto, no? Di veramente ricacciato, forse quello invece piuttosto che può avere reso meno pesante il fatto che sulle vicende delle bombe di Savona non si sia arrivati a una verità, come dire, limpida, abbia fatto considerare questo come non così importante. Ci può anche essere, secondo me, questa lettura, non so se sia corretta, ma pensandoci un po', forse può essere così, insomma, perché ci sono stati tante cose prima, ovviamente, delle bombe di Savona, Piazza Fontana, eccetera, e poi avanti, ma quella stagione è stata considerata come, diciamo, chiusa. Poi la verità, come per Bologna, ancora adesso, insomma, ci arriviamo adesso, il 2 di agosto dell'80, ci si arriva ora. E con una quantità di depistaggi e di cose veramente. Quella è rimasta di più sotto i riflettori, anche perché il numero dei morti fa la differenza. I parenti delle vittime, normalmente, quando accadevano questi episodi, queste stragi, queste cose così terribili, hanno poi molto coltivato non solo la memoria di quegli eventi, ma anche la ricerca della verità. Qui questa cosa non c'è stata. E quindi, non essendoci quella, forse è mancata, no, nell'archiviare giorno per giorno quello che succede, come un po' si fa nella vita pubblica, c'è stata questa interruzione, diciamo, non se n'è più parlato, perché non c'è stato nessuno deputato a farlo, no, che si è dato quello scopo, se non qualche giornalista, non che non ci sia stato nessuno, ma la forza, diciamo, che hanno avuto in altre situazioni le associazioni dei familiari delle vittime, qui non c'è stata, e quella è una delle possibili piste, insomma, da valutare, ecco, come altre cose, ovviamente. E allora si è vissuta come una vittoria la reazione della città, con questa grande unità, questo grande senso popolare, insomma. L'idea che lì ci fosse, come dire, un esperimento, no? Qualche cosa che volesse saggiare la reazione di una città così, c'era. E il fatto che la città abbia reagito bene, la città intesa in tutte le sue componenti, appunto, formali e informali, se vogliamo dire, i cittadini, le istituzioni e le associazioni, questa cosa aveva in qualche modo appagato, questo sì. Poi, naturalmente, la storia del nostro paese ha incrociato anche Savona sempre, alcuni presidi si sono chiamiamoli così, si sono indeboliti obiettivamente, e c'è stata una trasformazione economica soprattutto, no? E quindi sociale, che forse non è stata valutata con tutta l'attenzione di cui ci sarebbe stato bisogno, e quindi anche del come proseguire, diciamo, no? Continuare ad avere un modo di come dire, delle forme di partecipazione popolare, di democrazia diretta, eccetera, o di controllo democratico adeguato a tempi diversi e con un tessuto sociale molto, molto trasformato, insomma. Io non lo so se la difesa di alcune fabbriche di anni fa sia stata, come dire, una cosa di retroguardia. In realtà aveva dentro la preoccupazione di una mutazione sociale che poi la città avrebbe potuto pagare. E ci fu una parte di sottovalutazione, insomma, nel mondo politico, abbondantemente, io ricordo qualche episodio anche allora, insomma, no? Allora non si trattava di difendere delle cose soltanto, ma di avere appunto il senso di un cambiamento
della composizione sociale e quindi degli orientamenti. Poi io non credo che sia stato tutto brutto quello che è successo a Savona negli anni, negli ultimi anni. Negli ultimissimi anni patiamo una crisi di classi dirigenti, insomma, tutti quanti, insomma, quindi io sono parte del problema e non della soluzione, me ne rendo conto, insomma. Però cerco di vederle le cose come altri, ovviamente. Un episodio che io, un fatto che ricordo, che porto con me, che mi sembra poi piuttosto significativo, è il fatto che sul portone chiuso del liceo c'era un cartello con due numeri di telefono, che erano quelli che noi avremmo dovuto chiamare in caso di necessità. Uno era quello della questura e l'altro quello del consiglio di fabbrica dell'Italsider. Ed è, come dire, un ricordo che mi porto dietro perché mi dà davvero, come dire, in un'immagine l'idea che avevamo, cioè c'erano le istituzioni da una parte, che erano il nostro punto di riferimento, e dall'altra c'era il sindacato, il consiglio di fabbrica, i lavoratori di quel luogo organizzati, che erano quelli che ci davano anche sicurezza, erano anche quelli che ci facevano sentire, pur ragazzini e ragazzine, perché eravamo ragazzine e ragazzine, sicuri di fare una cosa utile e che non ci esponeva però, che dove avevamo le spalle coperte, e forse era la cosa che dava anche ai nostri genitori, come dire, quel minimo di tranquillità, non so se ci fosse tanta tranquillità, ma insomma. Il fatto che loro non ci proibivano di venirci, insomma, ci lasciavano venire lì a fare queste cose di giorno, direi non di notte mai, anche perché davvero eravamo piccolini, insomma, adesso poi ci sentivamo grandi e protagonisti, sì, però eravamo piccolini. Guarda, sai che ce l'ho davvero davanti, il portone scuro con questo cartello bianco, con questa scritta, che poi appunto sono le cose che ti ricordi, no? Più che altri fatti o altri elementi che sarebbero magari, no, da un punto di vista della ricostruzione storica più importanti, però alla fine ognuno c'è stato no, con una passione che gli ha fissato negli occhi qualcosa.